Rientrato l'allarme sulla potabilità dell'acqua del Gran Sasso in provincia di Teramo. Da questo momento però si indaga a tutto campo su cosa possa essere accaduto l'8 maggio, giorno nel quale l'ASL teramana ha riscontrato caratteristiche non conformi dell'acqua captata nei pressi del traforo e deciso di informare la popolazione. Analisi che sono poi tornate normali nella stessa notte. Ad occuparsi della vicenda è ora la Procura della Repubblica di Teramo. Il procuratore Antonio Guerriero ha deciso di affidare l'inchiesta ad un pool di 3 magistrati esperti in reati ambientali, Stefano Giovagnoni, Greta Loisi e Davide Rosati. Saranno loro ad accertare se ci sia stato un reale inquinamento o se si sia trattato di un procurato allarme. I giudici hanno già ascoltato la responsabile dell'ufficio SIAN dell'ASL di Teramo, Maddalena Marconi, che ha firmato il documento che accertava la non potabilità dell'acqua, e il presidente della Ruzzo Reti, Antonio Forlini. L'inchiesta avrebbe comunque già accertato che tutto è stato fatto rispettando le regole previste dalla legge, che impone all'ASL di avvertire popolazione e gestore della rete idrica in caso di dubbio sulla bontà dell'acqua. In questo caso forse si è trattato di un eccesso di zelo, visto che nell'Aquilano, con le stesse analisi, non è avvenuto nulla di quello che Teramo ha invece vissuto per 12 ore. La magistratura però vuole vederci chiaro e continua ad indagare per capire che cosa abbia reso l'acqua dell'8 maggio di colore e di odore diverso, anche se non pericolosa. Intanto quelle provette, per il momento, non si trovano.